Due sorelle disabili di cui prendersi cura, Maria, 47 anni, e Laura, 40 anni, Vito Esgrò, 38 anni, disoccupato, le ha accudite per 15 anni dopo la morte della madre, ma in questa palazzina di via Pietro Nenni a Terme Vigliatore, dove i tre vivevano, venerdì si è consumata la tragedia della disperazione. Vito Esgrò, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, avrebbe ucciso le due sorelle somministrando loro un cocktail di psicofarmaci al quale sarebbe stato aggiunto anche dell'acido. Poi il suicidio, bevendo le stesse sostanze somministrate a Maria e Laura. I corpi sono stati ritrovati ieri dopo l'allarme di un vicino di casa preoccupato perché da troppe ore dall'appartamento dei fratelli Sgro si registrava solo silenzio. Ad entrare in casa sono stati i vigili del fuoco che hanno così trovato i tre corpi senza vita, le due sorelle a letto in pigiama, Vito accovacciato sul divano. In un'agenda ritrovata in casa c'era la scritta 1-3-2013, la fine. Il 38enne avrebbe dunque lasciato un messaggio inequivocabile. Le indagini si stanno svolgendo in queste ore con il supporto del RIS di Messina. Sui tre corpi è stata intanto disposta l'autopsia che chiarirà con precisione quali sostanze siano state utilizzate per gli omicidi e per il suicidio. Sconvolta la comunità di Terme Vigliatore, chi conosceva Vito Isgrò riferisce che oltre a lamentare le difficoltà quotidiane derivanti dal suo difficile ruolo al fianco delle sorelle, sarebbe stata riferita di recente anche la paura di tagli alle pensioni da 700 euro che ciascuna sorella percepiva. Il sindaco di Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano, intervenuto questa mattina a Radio Messina International, conferma l'assenza di ogni segnale di squilibrio da parte di Vito Sgro che potesse far presagire una simile tragedia. Nonostante le difficoltà della quotidiana assistenza alle sorelle disabili, il 38enne, che il primo cittadino conosceva personalmente, appariva tutto sommato sereno ed affettuoso con le sorelle. È una tragedia che ci lascia esterrefatti, stupiti. Non sapevo che vi fossero problemi in quella famiglia e quell'uomo. Tra altre cose, guardi, lo incontravo con una certa sistematicità perché girava insieme alle sorelle. Certo, le sorelle stavano male, tant'è che erano titolari di pensione e lui li accudiva con amore, con dedizione, con grande equilibrio. Io, guardi, fino a stamattina ho parlato con i servizi territoriali di igiene mentale qua di Terme Vigliatore, che mi confermavano anche l'equilibrio e la responsabilità nel curare in maniera amorosa le sorelle. E quindi diventa anche per certi versi spiegabile. Io l'ho incontrato la settimana scorsa, mi ha offerto il caffè, non mi ha mai manifestato segnali anche di problemi di carattere economico, perché ripeto, perché i soldi li prendevano, forse c'era anche qualche reversibilità, e non mi ha mai manifestato problemi di lavoro. Certo, probabilmente, dico, alla fine il peso era sempre col sorriso sulle labbra, sempre disponibile, e probabilmente, dico, ha avuto qualche momento di sconforto perché magari non aveva una certa età e probabilmente non si era riuscito a fare una vita, magari tutto questo legato al fatto, dico, alla fine che doveva accudire le sorelle. E pensi, dico, alla fine, le dicevo stamattina parlando col medico che lo curava, che li portava dal parrucchiere, dall'estetista, inaspettata. C'era questa prospettiva che perdesse dei sussidi di accompagnamento. Ma guardi, ritengo di no, perché la gravità delle patologie delle sorelle, credo che era quasi impossibile che venisse tagliata l'indennità di accompagnamento.